Dio vi salvi, benigni auditori, quando è par che dependa questa benignità da no esser grato, se voi seguite di non far rumori, noi vogliamo che si intenda un nuovo caso in questa terra nato. Vedete l'apparato, qualor vi si dimostra, quest'è Firenze vostra. Un'altra volta sarà Roma o Pisa, cosa da smascellarsi delle risa. Quell'uscio che mi è qui sulla manritta, la casa di un dottore che imparò il surbuezio legge assai, quella via che colà in quel canto fitta è la via dello amore, dove chi casca non si rizza mai. Conoscer poi potrai all'abito di un frate, qual priore o abate, abita il tempio che all'incontro è posto, se di qui non ti parli troppo tosto. Giovane Callimaco Guadagno, venuto or da Parigi, abiterà in quella sinistra porta, costui fra tutti gli altri buon compagno, attenda vestigi d'onore di gentilezza in pregio porta. Una giovane accorta fu da lui molto amata, e per questo ingannata fu, come intenderete, io vorrei che voi fossi ingannate come lei. La favola Mandragola si chiama, la cagion voi vedrete nel recitarla com'io mi indovino, non è il componitor di molta fama, pur se voi non ridete, egli è contento di pagarvi il vino. Un amante meschino, un dottor poco astuto, un frate mal vissuto, un parassito di malizia il cucco, fine questo giorno, è il vostro badalucco. E se questa materia non è degna, per esser pur leggieri di un uom che voglia parer saggio e grave, scusatelo con questo, che si ingegna con questi van pensieri fare il suo tristo tempo più suave. Perché altrove non ave dove voltare il viso, che gli è stato interciso mostrar con altre imprese altra virtue, non sendo premio alle fatiche sue. E il premio che si spera è che ciascun si sta da canto e ghigna dicendo mal di ciò che vede o sente, di cui dipende senza dubbio alcuno che per tutto travigna dall'antica virtù e il secol presente. Fin però che la gente, vedendo con un biasma non sa fatica e spasma per far con mille sua disagi un'opera.